sono stati molti partigiani sovietici che hanno partecipato alla resistenza? Sì, erano soldati russi, sovietici, che erano passati con i tedeschi, cioè erano stati presi prigionieri dai tedeschi. Una volta che sono stati con l'armata tedesca, appena hanno potuto sono scappati e sono andati con la resistenza. La presenza di partigiani delle repubbliche sovietiche è una presenza importante da questo punto di vista. Ovviamente la ricerca presenta delle difficoltà che sono dovute al fatto che la trascrizione dei nomi fatta nel 1945-46 è una trascrizione molto sommaria. Natalia è andata all'Istoreto, non ha trovato di nuove notizie su Vagagoshvili, però ha trovato la lettera in cui un certo Nicola Grosa nel 49 chiedeva all'Istituto della Resistenza di Aosta di poter andare su al cimitero per disseppellire. Lui scriveva 6 partigiani in parte stranieri, alcuni con nomi russi, inumati a Fenis. A questo punto abbiamo deciso, anche perché non sapevamo come proseguire sulla ricerca di questi nomi, intanto di approfondire la figura di Nicola Grosa, che ex partigiano, già quarantenne durante la guerra di liberazione, dopo la fine della guerra era andato praticamente da solo, aiutato da pochissimi altri amici, in giro per le montagne e per i cimiteri del Piemonte, anche della Val d'Aosta, perché la Val d'Aosta allora faceva parte del Piemonte, a disseppellire i partigiani italiani ma anche stranieri che erano stati sepolti in vari luoghi e a volte anche in maniera sommaria. Ha scavato con le proprie mani le tombe provvisorie per dare una degna sepoltura ai caduti. I resti così raccolti riposano ora nel Campo della Gloria di Torino. Grosa è noto molto a Torino, soprattutto per la cura della memoria della resistenza che ebbe nel dopoguerra e per la cura nel recuperare, oltre alla memoria della resistenza, anche fisicamente i resti dei caduti della resistenza che erano rimasti sepolti nelle valli, sui luoghi dove erano morti. Uno che ha partecipato alla guerra partigiana per Nicola Grosa, che sia calabrese o che sia veneto, che sia italiano o che sia russo, che sia cecoslovacco o sia albanese, sono uguali. Sono i suoi garibaldini, come lui li chiamava, i miei fiori. Темная ночь разделяет любимая нас. Grosa era nato nel 1904, quindi era la generazione precedente, era la generazione dei padri, io credo che questo sia un elemento che debba essere tenuto presente. È la generazione dei padri che in qualche modo rende evidente quella dimensione che è in tutte le guerre. Cioè il corso naturale dell'esistenza è che i figli seppelliscono i padri, questo è il corso naturale delle cose. La guerra capovolge questo corso e nella guerra sono i padri che seppelliscono i figli. И у детской кроватки не спи, и поэтому знаю со мной. Ничего не случится.